abbiamo organizzato questo convegno, mi hanno detto: ma perché dobbiamo farlo al martedì? Perché la griglia dell'avvocato Moscatelli, con gli impegni che ha, è spaventosa. E quindi mi sono introdotto nell'apposita fessura, individuando questa serata, perché è troppo il piacere e la voglia di averlo qua a Saronno. Ovviamente, non più che gli impegni di studio quotidiani, sono gli impegni serali dei corsi ANACI, convegni di questo genere. Lo interpelliamo questa sera sul tema, scusate l'alliterazione, il caldo del riscaldamento, che penso sia quantomeno noto a tutti nei principi di base, nei criteri di riferimento, però è giusto ed utile fare il punto della situazione, perché non è proprio vero che ci si sia già preparati, uniformati alle disposizioni vigenti, e quello che si preannuncia non è di poco conto. Stiamo parlando di interventi spesso molto complicati dal punto di vista tecnico, ci sono aspetti giuridici di grossa portata, interventi che comportano costi a carico dei condomini veramente significativi. Insomma, è una materia che va trattata come la sa trattare l'avvocato Moscatelli. Non mi sfugge l'occasione per farmi una domanda così volante, perché nei giorni scorsi si legge di una norma passata alla Camera con la quale si devolverebbe tutta la materia condominiale ai giudici di pace. Non ho molti capelli sulla testa, ma quei pochi mi si sono raddrizzati. Vorrei sapere, in principio, giusto per scaldare le corde vocali, ecco, che cosa ne pensa a questo proposito. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie dell'introduzione all'avvocato Germinetti. Adesso, quando smetterò di arrossire la rosina, cercherò di rispondere ai quesiti ricorrenti nella materia del riscaldamento. Per quanto riguarda la competenza condominiale del giudice di pace, siamo già abituati a che la materia condominiale sia considerata la cenerentola delle materie giudiziarie. Secondo una circolare del Consiglio Superiore della Magistratura, la materia condominiale deve essere preferibilmente assegnata ai giudici onorari. I giudici onorari sono generalmente degli avvocati che si prestano alla magistratura. Questo succede a Busto Arsizio, che è il tribunale nella cui circoscrizione è compreso Saronno, succede a Milano alla sezione tredicesima civile che si occupa di locazione. I giudici di pace pure sono dei giudici onorari, e quindi, come dire, la deriva della materia condominiale, che viene considerata dalla giustizia un male necessario, continua. È stata assoggettata alla mediazione obbligatoria. Una grande parte della materia condominiale che non è soggetta alla mediazione obbligatoria finisce nella negoziazione assistita, e quindi l'accesso del cittadino al giudice togato è sempre più difficile. Oggi, quando si arriva in tribunale, hai l'80% di possibilità di finire davanti ad un magistrato onorario. Ora, fare delle distinzioni tra magistrati non sarebbe corretto. Un magistrato onorario è comunque un magistrato che pronunzia in nome del popolo italiano le sue sentenze. Certamente il magistrato togato, col suo portato di preparazione a volte specifica, che noi eravamo abituati ad incontrare nelle cause condominiali negli anni eroici, in cui
io e l'avvocato Germinetti abbiamo iniziato la professione, cioè fine 80, inizi 90, sono un sogno. Allora a Milano c'era la sezione ottava del Tribunale che si occupava di diritto condominiale, facendo eccellenti sentenze, erano tutti magistrati togati. Sicuramente la qualità del deciso era superiore. Ora la tendenza di mettere nello scantinato del Palazzo di Giustizia la controversia condominiale svilisce la professionalità un po' di tutti, oltre agli ostacoli che vengono fatti e posti prima dell'accesso all'autorità giudiziaria, che sono appunto quelli già visti. Chiaramente il condominio ha una brutta nomea ed una brutta fama, ha la nomea del litigioso pretestuoso, ha la fama della bagatellare conflittualità che intasa in tribunali impedendo che la giustizia si occupi di questioni più importanti. Inevitabile era che il condominio finisse nelle mani di una giustizia minore. Quella del giudice di pace è senz'altro una giustizia minore, una giustizia più sbrigativa, un rito sicuramente più semplificato, contribuisce ad ingenerare negli italiani che il condominio è poco importante e che litigare in condominio è una colpa che va espiata con l'affidamento delle controversie ad una giustizia meno elevata rispetto a quella che si occupa di altre tematiche. Deriva verso il basso, io la sto vedendo da circa 15 anni a questa parte, non mi meraviglia. Non so se la lite condominiale se lo meriti anche, può darsi che se lo meriti, è la colpa per non riuscire a risolvere le questioni tra vicini di casa. E certamente anche per noi avvocati oggi è molto più difficile trattare le questioni in questo modo. Però noi non siamo il legislatore, siamo degli utenti della giustizia e dobbiamo cercare di operare con gli strumenti che la giustizia ci mette a disposizione. La questione del riscaldamento. Esiste una maledizione che governa questa materia. Noi siamo un paese ed una regione soprattutto che aspira molto al federalismo, guardando l'esempio meraviglioso di paesi che del federalismo hanno fatto una bandiera che sventola felicemente, come la Confederazione Elvetica, come gli Stati Uniti d'America. Noi non siamo tanto abituati al federalismo, però il federalismo nella materia del regolamento è arrivato, perché esiste un articolo di una tale legge in materia di riscaldamento che è stato denominato clausola di cedevolezza, che dice che tutti i decreti attuativi nella materia di riscaldamento possono essere adottati dalle regioni. Allora noi oggi ci troviamo a gestire un problema preliminare che è il conflitto apparente di norme. Allora, in Italia che ci sia un conflitto di norme non è accettato dal sistema. Tant'è che i conflitti di norme vengono chiamati apparenti, cioè sembra che c'è il conflitto, ma in realtà se ci studi sopra non c'è, perché c'è sempre una regola per risolvere il conflitto. Vuoi che la legge più nuova prevalga sulla vecchia, vuoi che la legge speciale prevalga sulla generale, vuoi che la legge statale prevalga sulla regionale. Sta di fatto che quel povero Cristo che nel condominio deve gestire la normativa sul riscaldamento ed evitare ai condomini le sanzioni, ha
un problema preliminare, cioè prescegliere qual è la norma giusta da applicare. Perché in Italia abbiamo una normativa nazionale che è fatta per le regioni lente, che non legiferano, e una normativa nazionale che si affianca a quella regionale per le regioni attive. Noi abbiamo una regione che non è attiva, è iperattiva. E quindi i provvedimenti normativi sulla base del riscaldamento sono tantissimi. C'è la legge regionale, c'è la delibera della giunta regionale, c'è il decreto dell'unità operativa, e quindi avete una stratificazione di provvedimenti che sono spesse volte confliggenti. Quindi prima di decidere il da farsi tra le più possibilità, bisogna scegliere le possibilità tra le quali si può scegliere. Allora, la normativa oggi regionale che possiamo dire essere in vigore è questa, è la deliberazione numero 10/3965 della seduta del 31/7/2015, deliberazione giunta regionale. Allora, questa deliberazione della giunta regionale, alla faccia del principio generale secondo il quale la legge deve essere corta e facilmente accessibile, è di 42 pagine e il lettore Word mi dice essere composta da 22.295 parole. Io tutte le volte che vado a spiegarla me la devo rileggere, perché me la dimentico. E questa qua è la legislazione regionale. Poi abbiamo un'altra legislazione che è estremamente importante, che è il decreto legislativo 4 luglio 2014 numero 102, un po' più vecchietto, che è la legge che in Italia governa questa materia e vale per le regioni che hanno acidia normativa, cioè non provvedono, che sono le regioni più felici, perché almeno ce n'hanno una sola di legge. Io ce n'ho 3 o 4 che si sono sovrapposte. Sono leggi, sono legge nazionale, deliberazione di giunta, decreto dell'unità, del direttore dell'unità operativa. E fino a quando l'una è la cornice nella quale si insinua l'altra, va bene. Il problema è il momento in cui confliggono. A quel punto lì c'è un conflitto, varrà la normativa regionale per la clausola di cedevolezza o varrà quella nazionale? Allora, lo sfogo dei convegni degli esperti è essenzialmente su questo piano. Un cittadino picchia la testa contro il muro, perché già la legge è difficile da capire, se poi si contendono il campo più norme, è lo sfascio totale. Allora, dentro a questo autentico labirinto segnalo le certezze, cioè quelle che il cittadino lombardo può prescegliere per essere certo che nel proprio condominio si assuma una decisione corretta, esente da critiche, esente da sanzioni amministrative e probabilmente sufficiente a reggere l'aggressione di un'impugnazione della delibera in tribunale. Allora, innanzitutto la normativa converge su questo tema. Andiamo a riprenderci la nostra delibera regionale e innanzitutto vediamo che
abbiamo la necessità della contabilizzazione del calore. La contabilizzazione del calore è un obbligo di legge che sussiste negli edifici dove non sia controindicata, cioè dove vi sia una modalità di erogazione del calore, semplifico molto, dico nei condomini dove hanno gli elementi radianti esterni, perché dove c'è una pannellatura radiante ad esempio non sono dovuti, e la contabilizzazione del calore deve individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per i consumi dell'acqua calda sanitaria, quindi sia per il riscaldamento che per l'acqua calda sanitaria. Allora, in questi casi abbiamo la necessità di montaggio di una strumentazione che sia idonea a due tipi di risultato. Il primo, la possibilità per l'utente finale, cioè per il singolo condomino, di regolare il prelievo di riscaldamento, decidendo se prelevarlo o se spegnere. Il prelievo può essere zero oppure può essere X. La tendenziale scelta è quella, ovviamente se l'erogazione del calore è effettuata con modalità centralizzate, perché nel caso in cui vi siano degli impianti autonomi questa regola non vale. Tutto è basato su una scelta fondamentale, cioè proporzionare la spesa agli effettivi prelievi volontari di energia termica e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto secondo la metodologia indicata dalla norma UNI 10.200. Allora, questa breve scelta, questa breve normazione deve essere interpretata in questo senso: tu paghi in proporzione a quello che consumi, quello che consumi viene rilevato in relazione alle risultanze di termomisuratori, le cosiddette valvole. Ma non è tutto, perché questa norma qua, la UNI 10.200, prevede che a prescindere dalla tua richiesta di calore esiste una quota di consumo involontario, cioè anche se te sei spento l'impianto ha dei consumi, anche se tutti sono spenti l'impianto consuma. Ognuno ha una quota di consumo involontario. Quello volontario è facile da determinare, basta leggere i numeri che sui singoli elementi radianti i visori rappresentano. Il consumo involontario di ciascuna unità immobiliare dipende dalla posizione, dalle caratteristiche dell'unità immobiliare e dell'impianto del condominio. Quindi, quella parte di consumo che viene chiamata involontario non si può misurare con un contatore, va misurata con una perizia, che è l'elemento di difficoltà. Ed è l'elemento imprescindibile che, se mancante, rende viziata la delibera. Cioè, tu per attuare il disposto obbligatorio della legislazione regionale e di quella nazionale devi essere in possesso di due strumenti. Il primo, dei famosi contatori da mettere su ognuna delle unità radianti. Il secondo elemento è la perizia sul consumo involontario.
la perizia sul consumo involontario ha un margine di discrezionalità. La discrezionalità è guidata dai criteri della norma UNI 10.200. Se tu vai in edicola o vai in libreria o vai su internet, tu la norma UNI 10.200 non la trovi, perché la puoi comperare soltanto all'organismo unificato nelle sedi. Allora, questa problematica è una parentesi che ti apro e chiudo. La Lombardia. In Lombardia, ad un certo punto, si è voluto posticipare l'introduzione dell'apparato sanzionatorio ad una data successiva rispetto a quella originariamente prevista. Cioè, in Lombardia dovevamo partire nel 2014 con l'obbligatorietà della contabilizzazione del calore, le scadenze sono rimaste più o meno quelle, ma l'apparato sanzionatorio è stato posticipato al 1 gennaio 2017. Cioè vuol dire anche se non ti metti a norma non ti do le multe, e quindi le persone capiscono che anche se passano col rosso, tanto non c'è nessun vigile che fischierà o che multerà. In Italia, in Lombardia, fino all'1/1/2017, nessuno ti darà la multa se non ti adegui alla contabilizzazione. Allora, poi, dopo questa scelta, ne è seguita un'altra, che è stata quella di dire che in Lombardia il nuovo sistema di ripartizione dei costi decorre dalla seconda stagione termica successiva a quella di installazione. Allora, per le installazioni che sono state fatte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 102/2014, abbiamo una attivazione del sistema di ripartizione che parte dal 1 agosto 2015. Se invece hai installato l'impianto di misurazione dopo il 1 agosto 2016, il termine per obbligatoriamente dividere le spese di riscaldamento secondo i nuovi criteri scatta il 1 agosto 2018. Questa è l'ultima delibera della giunta regionale. Allora, se tu vai a vedere la normativa nazionale, cioè la 102, parla sempre di obbligatorietà della normativa sulla contabilizzazione del calore, ti dice i casi in cui è obbligatoria, i casi in cui non è obbligatoria, ti dice anche qui che il consumo, laddove l'erogazione è fatta in modo centralizzato, deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile, ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, fa sempre riferimento alla UNI 10.200 e successivi aggiornamenti che in questo momento non ci sono, e dice però è fatta salva la possibilità per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di quel presente comma che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Quindi se l'assemblea delibera di avvalersi di questa norma, per un anno successivo all'installazione puoi ancora dividere secondo i millesimi di proprietà, la legislazione nazionale. Quella regionale invece allarga il bonus alle due stagioni termiche successive. Siccome le stagioni termiche sono sfalsate rispetto all'anno solare, la soluzione che viene data è che il termine obbligatorio
per la ripartizione del riscaldamento con i contabilizzatori decorre in Lombardia dal 1 agosto 2018 e conseguentemente da ottobre 2018, perché ad agosto il riscaldamento non si accende. Questa roba qua già è indicativa di una divaricazione normativa. Qual è la norma giusta? Quella della regione che è più permissiva o quella dello Stato che è meno permissiva? Considerato che usciranno gli organi di controllo mandati dalle province e dai comuni e che applicheranno quindi la normativa regionale, presumo, forse la normativa regionale ha delle chance applicative anche se contrastante. Però se io devo applicare le regole sui conflitti apparenti di norme, è chiaro che la legge nazionale si mangia quella regionale, perché diverge. Allora, questa qui è una delle considerazioni di carattere critico. Adesso osserviamo un altro particolare. La norma UNI 10.200, incomprensibile a chi non svolga la professione di termotecnico, è fatta di 85 pagine. Una parte di queste pagine è dedicata alla contabilizzazione del calore e segnatamente alla individuazione dei consumi involontari, dato senza il quale non puoi prendere una delibera giusta sulla ripartizione del riscaldamento, perché la ripartizione del riscaldamento va fatta in parte per i consumi o prelievi volontari e per l'altra parte per i consumi involontari, perché c'è una parte di consumo per il condominio che il condomino deve pagare a prescindere dal fatto che azioni o non azioni la termovalvola. Allora, questa normativa è complicata, ma tanto per darti un esempio della sua complessità, e che quindi è una complessità che non è manipolabile senza l'aiuto di un tecnico abilitato. Vedi che gli dice: componenti della spesa totale per la climatizzazione invernale, e poi ti fa uno schema che serve per calcolare il consumo involontario di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'ACS, acqua calda sanitaria. È il paragrafo 11.8.3. C'è una bella scheda che dice: se i tubi sono ben conservati, ben coibentati, in un edificio a 4 piani ed oltre, il consumo involontario va da 0,20 a 0,25, cioè secondo uno studio particolareggiato, condominio per condominio, indispensabile per una regolare delibera, il consumo involontario va dal 20 al 25% della spesa totale per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Se tu non ce l'hai questa perizia, la delibera è inevitabilmente viziata, perché a te manca un elemento per decidere. Allora, torniamo alla legge base. Tu, condominio, devi assumere entro il termine del 31/12/2016 la decisione di applicare la strumentazione
per la contabilizzazione del calore, per la termoregolazione, se sei in un condominio dove è obbligatorio. E poi, una volta che ce l'hai, non è che la lasci lì e fai un quadretto, perché una volta che c'hai la strumentazione, devi farne base per una delibera sulla ripartizione, perché lo scopo della legge è premiare i virtuosi che consumano poco, perché secondo la premiazione dei virtuosi che consumano poco si abbattono i fumi nell'atmosfera e si abbatte il consumo energetico. Quindi tu più sei propenso a stare in casa col Moncler, meno pagherai e più farai il beneficio della nazione. Allora, questa deliberazione è una maledizione di Cristo, perché è vero che collettivamente il paese risparmierà. La prima stazione in cui il condominio cadde è stata quella dell'impianto termoautonomo, perché il desiderio collettivo degli italiani è autonomistico. L'impianto autonomo è stata la prima pensata, che poi, come dire, è stata demonizzata, perché oggi il sistema migliore per riscaldarsi non viene ritenuto l'impianto autonomo di riscaldamento, bensì l'impianto centralizzato con la possibilità dei terminali di decidere se prelevare calore o non prelevare calore. Demonizzato l'impianto unifamiliare di riscaldamento, purtroppo la riforma del diritto condominiale del 2012, entrata in vigore nel 2013, ad oggi lo considera ancora un diritto degli italiani. Quindi noi viviamo in un paese dove la tecnica e la scienza privilegiano il centralizzato con prelievo volontario, ma la legislazione nazionale ancora santifica la possibilità di staccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato e di fare il termoautonomo. Per cui nei condomini oggi ancora si vive la problematicità del distacco che è consentito. Per quelli che non si distaccano, che hanno centralizzato, si devono adeguare a queste regole, laddove non abbiano delle situazioni drammatiche come quelle dei pannelli a pavimento, i pannelli a soffitto. Quelli non consentono l'evoluzione verso un riscaldamento evoluto, che è il riscaldamento evoluto, è il riscaldamento in cui tu puoi scegliere se consumare o non consumare. Detto questo, tu devi andare in assemblea condominiale e in assemblea condominiale prendere una deliberazione. La deliberazione che devi prendere è questa: per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, per il conseguente riparto in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile, che te lo dico io, che dice che tu devi deliberare alla maggioranza delle teste presenti in assemblea che portino almeno 500 millesimi. Allora, messe le valvoline, saputo il risultato che le valvoline erogano e raccoltolo, a questo punto non hai problemi sul prelievo volontario, ma per quanto concerne il prelievo involontario devi deliberare l'accettazione di una perizia che ti dirà l'80% dei consumi la ripartisci a risultanze dei misuratori, il 20% secondo i millesimi di riscaldamento. Quali sono i millesimi di riscaldamento? Sono quelli che sulla base della normativa UNI 10.200 calcolano che in casa tua quello lì ce n'ha 25, quello là ce n'ha 27, quello là ce n'ha 35 e in base a quello ripartisci il 20%. Ogni unità immobiliare è fatta alla sua maniera. I più disgraziati, quelli che porteranno la croce della riforma, sono i piani piloti, quelli che sotto c'hanno il freddo, che pagheranno il doppio di prima, e i ricchi degli attici,
che sono circondati da tutti i lati, eppure di sopra, dal freddo, e che il caldo ce l'hanno solo sotto i piedi, sembra che quello sotto sia riscaldato. Perché poi c'è il colpo di coda, perché esiste nell'edilizia moderna il palazzo dove hanno venduto solo un terzo delle unità immobiliari, dove ce ne sono a macchia di leopardo 6 o 7 riscaldati e 25 vuoti e freddi. Allora qualcuno viene da me e mi domanda, domanda tipica delle case di montagna: scusi, ma non si può obbligare l'assemblea? In genere ti dicono obbligare l'amministratore. Non si può obbligare i condomini a mantenere un livello minimo di temperatura, di modo che quel povero Cristo che sia circondato da unità immobiliari fredde non debba spendere il doppio o il triplo per riscaldarsi, per compensare anche il freddo di cui è circondato? Risposta no. Risposta no, perché la legge non prevede se non una temperatura massima da non oltrepassare, non una temperatura minima. Anzi, la legge è fatta preferibilmente per individuare dei virtuosi che lo tengono spento il riscaldamento, perché se tieni spento non consumi. Certo, ci sarà magari uno che aumenta i suoi consumi all'interno del condominio, però globalmente il paese risparmia, il condominio risparmia e il paese Italia risparmia. Allora, detto questo, la summa di tutte queste riflessioni è: devi andare in assemblea condominiale, prendere una delibera 500 millesimi alla maggioranza delle teste presenti in assemblea, basata sui consumi volontari, facile, e basata su una perizia di termotecnico che ti dica quali sono i consumi involontari. Se la prendi in quella maniera lì, la delibera è buona ed è inattaccabile. Se questi criteri non li rispetti, la delibera impugnata in tribunale casca. Allora, ti faccio un altro esempio simpaticissimo, che è bello da ridere, ma insomma purtroppo esistono anche queste cose. Allora, se te guardi questa spatafiata che è uscita il 30 dicembre 2015, scopri che da qualche parte dice che è una, la regione spesso emana come dei pamphlet orientativi che servono, dovrebbero servire al cittadino per orientarsi in mezzo al guazzabuglio della normativa. Allora c'è quella, c'è una, la definizione di impianto termico, la definizione di ristrutturazione l'impianto termico, un paragrafo sulla conduzione, grazie al cielo c'è anche un bel paragrafo sulla termoregolazione e contabilizzazione del calore. Allora, il paragrafo sulla termoregolazione, in una delle sue parti più famose e contestate, dice che in Lombardia tu puoi fare l'installazione delle valvoline, dei terminali riscaldanti, intervenendo solo sui terminali riscaldanti con l'installazione di detentori idonei e ripartitori, che può avvenire anche senza la preventiva predisposizione del progetto ex articolo 5 del decreto ministeriale 37. Preciso. Allora, ad un certo punto esce nella regione Lombardia un provvedimento che dice che in Lombardia, per la semplificazione della problematica relativa al riscaldamento, il appunto questo progetto non serve. Cioè tu puoi installare
i termoripartizioni e le valvole per la termoregolazione in tutto il condominio, calorifero per calorifero, senza un progetto. Perché esce una direttiva della direzione dell'unità operativa del riscaldamento che nella catena della gerarchia delle fonti normative è immediatamente superiore al parere del parroco, cioè l'ultima, che dice che non ci vuole il progetto. Purtroppo abbiamo più norme, ad esempio questa, che è una norma, che è un decreto ministeriale, quindi è superiore alla direttiva della direzione dell'unità operativa della Regione Lombardia, che dice che tutte le volte che tu fai un impianto di riscaldamento o lo modifichi ci vuole, l'articolo 1 dice il progetto, l'articolo 5 dice che ci vuole il progetto, per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento è redatto un progetto. Allora, quelli che interpretano dicono l'innovazione, perché la chiama innovazione, è di più della trasformazione e di più dell'ampliamento. L'innovazione, se ci vuole per la trasformazione, figuriamoci per l'innovazione. Allora, questo dice il decreto ministeriale. Purtroppo la stessa cosa viene detta addirittura da una legge nazionale, perché la legge nazionale dice che all'articolo 28 che il proprietario dell'edificio, chi ne ha titolo, deve depositare in comune in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, e il 26 è quello che prevede la deliberazione 500 millesimi, del progetto delle opere stesse. Io ho una legge nazionale, un decreto ministeriale della Repubblica Italiana che dicono che ci vuole il progetto e una deliberazione, una direttiva della direzione o dell'unità operativa che dice che non ci vuole. Allora, ti posso riportare tutti gli interpreti di questa normativa, i più famosi, che dicono che il progetto ci vuole, anche se la Regione Lombardia emette questa norma che dice che non ci vuole. Allora, se io vado in tribunale, devo pensare di fare una delibera preventivamente commisurata a resistere alle obiezioni. Perché? Perché dentro l'assemblea condominiale, quando viene fuori la delibera a consumo, quando viene fuori la deliberazione sul prelievo involontario, voi avrete certamente qualcuno a cui non conviene. E quelli lì osteggeranno la deliberazione al fine di ottenere dall'assemblea condominiale condizioni più favorevoli. Allora, ad un avvocato si tratta solo di fornire gli strumenti per abbattere la delibera. Allora, uno strumento è: ci voleva la perizia del termotecnico sui consumi involontari anche per l'acqua calda sanitaria, ma sicuramente per il consumo. Un altro strumento è: ma tu ce l'hai il progetto? Perché se non ce l'hai il progetto, a sto giro ti faccio saltare la delibera. Poi intanto tu torni in assemblea e delibera un'altra volta. La gente si spaventa, magari tratta pur di tappare la bocca a quel contestatore, vabbè, ma concediamogli, tendiamogli la mano, alleggeriamo la pressione della ripartizione negativa che avrebbe per avere un'unità immobiliare sfavorita quanto a posizione. Ora, noi consulenti del condominio cerchiamo di consigliare gli amministratori e i condomini di predisporre tutta la strumentazione necessaria per arrivare ad una delibera che sia inattaccabile. Perché la problematica del condominio italiano, che è poi anche il suo fascino, è che il condominio italiano delibera a maggioranza. Deliberare a maggioranza significa importare nel condominio il disagio della democrazia. Perché la maggioranza schiaccia la minoranza, e la minoranza può essere anche una cospicua parte dei condomini.
perché tu una volta che hai 500 millesimi e la maggioranza dei partecipanti all'assemblea, tutti gli altri tacciono e devono obbedire. Quindi puoi avere una schiera di contrappositori che è notevole. Allora preparati, consiglio, dopo aver studiato tutto questo guazzabuglio di norme, il consiglio è i 500 millesimi, la maggioranza delle teste presenti in assemblea, il progetto non ti costerà molto, perché nel momento in cui devi assoldare il termotecnico per la individuazione dei consumi involontari, il progetto segue ad un prezzo molto, molto poco sensibile, soprattutto considerato la ripartizione della spesa fra i molti. C'è ancora qualcuno che pensa che se nel regolamento di condominio c'è scritto che la ripartizione delle spese la fai in un'altra maniera, il regolamento prevalga. È una convinzione sbagliatissima. Le prime battaglie le hanno fatte in montagna, tra residenti e secondo casisti. I residenti volevano la ripartizione a millesimi, cioè che prescindeva dal consumo effettivo. I secondo casisti la volevano a consumo. Magari uno va su un giorno all'anno, c'è gente che c'è la casa in montagna e va su una settimana, e gli altri 355 giorni il riscaldamento è spento. A consumo il risparmio è spaventoso. Quegli altri che sono su, che ci abitano, chiaramente essendo circondato da unità immobiliari fredde, impazziscono. E alla stessa maniera gli avversatori della ripartizione a consumo sono ancora molti, in tutti i condomini nei quali ci sono immobili sfitti o immobili vuoti. C'è una grande lusinga per il riscaldamento unifamiliare, una grande attrattiva. C'è anche un modo per evitare l'installazione dei sistemi di termoregolazione, perché la legge prevede che questa cosa qui puoi non farla se non comporta un risparmio energetico sensibile, ma devi farla certificare da una perizia. L'ultima cosa che ti voglio dire è questa: l'italiano non si è mai rassegnato al privilegio della autonomia. Molte persone ancora ritengono che il riscaldamento unifamiliare sia il modo migliore per riscaldarsi, sono agevolati dal nuovo articolo 1118 che dice che il condomino può rinunziare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di condizionamento se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri o aggravi di spesa per gli altri. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione messa a norma. Spiego. Se uno si vuole staccare, non lo puoi fermare, perché questa norma glielo consente. Ci sono molti modi, però, per rendere la fuga da New York non conveniente. Il primo è che in Lombardia chi si distacca deve creare un impianto nuovo che deve generare con fonti rinnovabili la metà dell'acqua sanitaria. È un ostacolo basso. Il secondo ostacolo è che tu staccandoti non devi squilibrare l'impianto. I primi ad andarsene non squilibrano niente. È chiaro che una fuga in massa per gli ultimi squilibra. E la squilibrazione dell'impianto chiaramente impedisce il distacco. Ma soprattutto, colui il quale si distacca non rinuncia alla proprietà dell'impianto, che rimane suo. Quindi dovrà pagare tutte le spese che l'impianto richiederà per manutenzione straordinaria e per messa a norma, perché è suo. Perché l'idea è ti sei staccato, ma ti puoi riattaccare quando vuoi. Per cui le spese che servono per conservare nel tempo l'impianto e metterlo a norma le devi pagare anche tu. Siccome la legge consente ciò che la logica e la tecnica avversa, i giudici si sono schierati contro. E le prime interpretazioni cominciano a valutare questo aspetto. Allora,
La manutenzione straordinaria generalmente viene considerata sinonimo di conservazione. La manutenzione straordinaria serve per conservare nel tempo l'impianto di riscaldamento. Se non che qua vengono utilizzate delle terminologie cumulative, cioè se la manutenzione è un sinonimo di conservazione, perché utilizzare due termini sinonimi? Gli interpreti dicono: se la legge ha voluto utilizzare due parole diverse, sicuramente è perché attribuisce due significati diversi. Allora manutenzione straordinaria sarà una cosa e conservazione sarà un'altra. E hanno cominciato a pensare: conservare nel tempo significa partire dal basso, fare la manutenzione straordinaria ma anche quella ordinaria. Perché omettere nel tempo per un N anni la manutenzione ordinaria significa danneggiare. Allora, questo modo di esprimersi significa che chi si stacca deve pagare la manutenzione ordinaria e aumentiamo molte contribuzioni, la manutenzione straordinaria e la messa a norma. E poi c'è questo missile ad altezza uomo. Non deve provocare il distacco a gravi di spesa. Che cosa significa? Significa che quelli che restano devono spendere uguale a prima. Cioè, facciamo questo esempio banale di quando si ripartiva a millesimi. Noi siamo in 10 e abbiamo 100 millesimi per uno. Quindi ognuno di noi spende il 10% del consumo. Se io mi distacco e determino un risparmio dell'8%, gli altri che prima si spartivano in 10, 1000, oggi si spartiranno in 9, 920. 920 diviso 9 è di più di 1000 diviso 10. Quindi io, staccandomi, comporto un aggravio di spesa. Questo significa che io gli do i 20 e li porto a 900 come erano prima. E il resto non lo pago. Siccome tutte le volte che te ti distacchi da un impianto grosso, il risparmio che generi non è mai pari al tuo distacco, alla quota di millesimi o alla spesa di gestione che contribuivi prima, è sempre di meno. A volte è impercettibile il risparmio se uno si stacca o non si stacca. A questo punto il tuo distacco diventa non conveniente per te, perché ti fai un impianto nuovo, continui a pagare l'ordinaria, continui a pagare la straordinaria, continui a pagare la messa a norma e in più gli paghi pure la parte di consumo ordinario che non gli fai risparmiare e che una perizia di un termotecnico può individuare. In questo modo non lo puoi fermare, ma si ferma da solo, perché andarsene non conviene più, perché nel condominio quello che conta da tutti i profili è che il gruppo non si sciolga. La comunione e la comproprietà e i matrimoni si possono sciogliere. Bisogna essere in due per sposarsi, ma basta che uno decida e ci si separi. Il condominio è fatto per essere una comunione, un'unione indissolubile, perché chi se ne va pregiudica tutti gli altri, perché provoca inevitabilmente una ripartizione della spesa tra un nucleo di persone numericamente inferiore e quindi comporta l'aumento delle spese. La forza del condominio è l'essere uniti a contribuire agli impianti e alle proprietà comuni. Quindi voi troverete da parte di tutti i giudici e da parte di tutti gli operatori condominiali una sorta di ostilità a che il condomino abbandoni il gruppo. E si percepisce anche nell'ambito del distacco dall'impianto di riscaldamento, che la facoltà che la legge consente, ma che in realtà la giurisprudenza osteggia per le ragioni di convenienza, di evoluzione scientifica e sociale, che si trova ben spiegata nella legislazione regionale sul riscaldamento, che deriva dal protocollo di Kyoto. Protocollo di Kyoto, delibere della comunità europea, recepimento nella legislazione regionale nazionale e recepimento nella legislazione regionale. Quindi
la filiera è molto virtuosa e la normativa sul riscaldamento gioca tutto sul rispetto delle indicazioni di provenienza appunto nazionale. Credo di avervi tediato abbastanza, mi interessava soprattutto comunicare che è una materia questa alla quale avvicinarsi con prudenza e sempre dotati della consulenza di un bravo termotecnico, perché solo con un bravo termotecnico potete uscire dalle difficoltà che questa complicata legislazione ingenera. Grazie. Grazie. Passiamo velocemente alle domande, se ce ne sono.